Più valore al lavoro, cosa ne pensi del tema di questo primo maggio 2016? Beh, diciamo che il tema è indiscutibile, poi bisognerebbe capire a livello pragmatico come realizzarlo. Se lo si chiede di fare la musica, mi sembra una chimera, cioè la musica può ribadire e sensibilizzare sull'argomento e tenere sempre alta la luce sulla tematica. Di fatto praticamente credo che possa fare poco, non è nemmeno un suo compito, secondo me è suo dovere raccontare i problemi che ci stanno, sicuramente al di là di facili messaggi ottimistici di qualcuno a modo di comunicato stampa tipo Disco d'Oro, io tutta questa soluzione positiva in arrivo alle porte non la vedo ancora, magari è colpa mia che non la vedo, anzi girando tutta Italia ribadisco che nord, centro, sud, isole comprese resta il problema di fondo che il lavoro è poco, quel poco è anche mal pagato e quel mal pagato è pure mal tutelato spesso, con grandi disparità economiche di fasce, tra le fasce sociali. Senti, rimanendo in tema di musica, quale pensi sia il modo di fare musica nel 2016? Per me è lo stesso che c'era nella notte dei tempi, cioè la musica può esistere in mille modi e su mille supporti, che siano digitali o fisici, quella che resta vera è quella là, cioè nel senso che prendi lo strumento, apri la bocca, canti, usi parole, cerchi di emozionare la gente. Poi negli anni si è passati dal vinile all'MP3, da SoundCloud, iTunes, da MySpace che è nato ed è già morto, fino a altri modi di fruire della musica. Quello che resta importante è la musica come espressione di se stessi e dell'essere umano. E invece nella collaborazione col Muro del Canto cosa porti, diciamo, di più importante con te? A tutto, perché sono, cioè per me quella è la, non è che solo quella, ma quella è l'esempio di come io intendo la collaborazione, cioè ci si sente spesso, si va a mangiare fuori, ci si confronta anche su altre cose, anche tematiche della vita non solo musicale, si sta insieme sul palco e anche in studio, quindi per me quella è proprio la collaborazione, cioè c'è grande stima umana e artistica. Ultima domanda, cosa si prova a salire su un palco come quello del primo maggio? Si prova tanta emozione, il brutto è scendere, nel senso che staresti, cioè lo occuperesti per almeno 3-4 ore, ma logicamente siamo in tanti, il tempo è sempre troppo poco e uno cerca in quel poco di raccontare magari un pezzetto del suo percorso musicale. Grazie mille.